Caterina Fiocchetti, la nutrice non sarebbe quello che è, il personaggio che è, se non fosse così travolgente, così senza freni. Sì, infatti ha travolto anche noi durante le prove, perché la Bali è già scritta in un modo popolare e soprattutto, possiamo dirlo, è un po' logorroica, diciamo una caratteristica chiara del personaggio, e devo dire che ci ha travolti, nel senso che ci abbiamo preso la mano, parlo anche insomma della regista, dei compagni, perché sono anche uscite delle improvvisazioni, quindi ci abbiamo anche messo del nostro, cioè ci ha proprio ispirati la balia, e a volte dico che è strabordante anche, no, a livello di forma, perché mi hanno reso, diciamo, mi hanno un po' trasformata la figura un po' esile che sono, ecco, sono diventata una balia. E quindi sì, questa chioccia strabordante che parla e che però avvolge con le sue parole, con la sua energia, chi lei ama o pensa di amare. Poi travolge anche, diciamo, è quella che innesca poi gli equivoci che portano purtroppo alla tragedia. Quindi da questa energia brillante, ecco, poi vediamo che si innesca la tragedia. Sì, un Romeo e Giulietta ambientato in epoca elisabettiana, e quindi anche la nutrice, o la balia, come vogliamo chiamarla, ha un outfit, come si dice adesso, che rispecchia quello dell'epoca. Sì, infatti abbiamo questi costumi curatissimi di Daniele Gelsi, e anche appunto tutta l'idea, diciamo che, ecco, indossare questi panni, insomma, e recitarci dentro è stata un altro, come dire, un'altra piccola sfida, perché essere naturali e appunto energici con questo, una sorta di scenografia uno ha addosso, insomma, però anche quello è stato, ecco, necessario per cercare e trovare la forma del personaggio, che comunque anche lo stesso Gelsi ha un po' ispirato a quest'idea di chioccia. Quindi ho ritrovato sia un po' gli stimoli della commedia dell'arte come forma immaginaria che avevo, no, del personaggio, e poi l'ho ritrovato anche proprio nel costume, quindi nella forma.